Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Sono tornato ieri dalle vacanze, i miei stanno finendo anche per me. Purtroppo sono stato 2 mesi senza poter incidere cover perché non avevo la chitarra con me. È stato tragico, però purtroppo avevo 18.000 valigie, non avevo un pullman a disposizione, avevo una macchina, quindi non potevo portare assolutamente via la chitarra, rischio che si rompesse e non era proprio il caso. Innanzitutto, prima di farvi ascoltare la nuova cover, volevo precisare che dal 13 di settembre, mi trasferirò in Canada, in quel di Vancouver, per motivi di studio per 9 mesi, ma rispondendo a chi mi ha chiesto se continuassi a fare cover non avendo con me il computer, quello fisso, vi dico sì, continuo a fare cover perché a parte che avrò il portatile, ma poi non avrei comunque smesso di incidere, anche perché ormai è diventato una sorta di appuntamento fisso, e questa cosa mi piace molto perché vedo che seguite, vedo che commentate, vedo che comunque al canale vi siete iscritti in tanti. Tra l'altro ringrazio perché in un anno ho fatto 69 iscritti. E per me, facendolo come un gioco, come un hobby, è un buon risultato con 55.000 visualizzazioni, quindi insomma sono molto contento di come sta andando. E niente, oggi volevo farvi ascoltare questo pezzo che io definisco universale perché sono quelle canzoni come Gianna, come la canzone del sole, come Il gatto e la volpe. Sono quei pezzi che non passeranno mai di moda anche a distanza di 100 anni. E che davanti a un fuoco sulla spiaggia con la birra in mano verranno sempre ricantate anche nel 3000, perché sono veramente pezzi che hanno fatto la storia della musica. Questo pezzo è Lugano Addio di un artista di nome Ivan Graziani, che durante tutta la sua carriera è stato apprezzato, ma è stato anche tanto criticato per il suo modo di porsi sul palco, per il suo modo innovativo di rompere gli schemi del cantante tipo, anche a livello proprio di impatto visivo, con questi occhialoni rossi, con queste chitarre introvabili, con questo stile molto American che a tanti sembrava una cosa così, un extraterrestre, anche per i testi, perché se letti tra le righe comunicano tante cose che, ahimè, sono vere, molto vere, ci aveva visto molto lungo. Il discorso, come tutti i cantanti, quando è morto, tra l'altro scomparsa più che prematura, è stato osannato e portato alle stelle, quando magari poteva essere fatto prima, della gente si è accorta che scriveva testi molto belli, musiche molto belle, e dice, forse questo testo era vero. Sì, effettivamente ci aveva visto molto lungo, come stavo dicendo anche prima. E niente, spero che vi piaccia e buon ascolto a tutti. Tennis bianche e blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che e non avevo visto mai. Parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando, mi scaldavo ai tuoi racconti.
padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi nel mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Oh, 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 oh. Lugano addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Addio cantavi, e non per falsa ingenuità, tu ci credevi, e adesso anch'io che sono qua. Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.